Antaresiani e Men in Black. Nel Blue Blood si racconta di una razza simile proveniente da Antares. Questi esseri, piuttosto aggressivi e guerrafondai, usano indossare uniformi attillate e scure. Prediligono la solitudine e i loro usi e costumi risultano alquanto strani. Il loro DNA è stato rintracciato all'interno delle popolazioni turche, greche e spagnole. Alti in media dai 160 ai 180 cm e di corporatura snella, hanno pelle olivastra, occhi e capelli neri e sono praticamente indistinguibili dagli esseri umani. Maschi e femmine della specie raramente sono stati visti in reciproca compagnia, per cui si ritiene che si tratti di una società prevalentemente patriarcale omosessuale, dove le femmine vengono considerate utili solo a scopi riproduttivi. Nel Blue Planet Project, Men in Black sono descritti ugualmente come orientali che hanno la pelle color oliva, hanno gli occhi sensibili alla luce e le loro pupille sono verticali. Alcuni hanno la pelle molto molto chiara, non sono conformi ai nostri modelli sociali, indossano abiti neri, a volte tutti vestiti di bianco o grigio, occhiali da sole e guidano automobili nere. Girano in gruppo e sono vestiti allo stesso modo. Loro intervengono psicologicamente per coprire i loro piani e molto spesso intimidiscono i testimoni UFO facendosi passare per ufficiali governativi. Sono l'equivalente della nostra CIA, ma provengono da un'altra galassia. Bene, per il momento dobbiamo lasciarci. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia un like o condividilo con i tuoi amici. Ti saluto e al prossimo video con Arte Aliena e il movimento artistico I Reminiscenti.